L'11 gennaio è la data designata per il rientro a scuola in Campania, diversamente dalla decisione del governo che farà ripartire la didattica in presenza già dal 7 gennaio. La scelta del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è data da un innalzamento improvviso della curva dei contagi negli ultimi giorni. Abbiamo ascoltato i pareri dei cittadini torresi. De Luca ha deciso per la riapertura della scuola l'11 gennaio. Lei cosa ne pensa, pro o contro? Io sono pro. La scuola deve essere aperta, i bambini devono stare in sede con i docenti e con i compagni. Come pensa che si ritornerà a scuola? Sicuramente spaventati, però noi saremmo tutti docenti di cui ne faccio parte, saremmo tutti pronti ad accoglierli nel modo più sereno e tranquillo possibile, ma a scuola, in classe. Io vengo dal nord, lavoro in una scuola al nord. Io posso dire solo una cosa, che secondo me le scuole dovrebbero essere aperte, perché è essenziale e poi i ragazzi, come anche i bambini, hanno bisogno di istruirsi e non penare da casa a studiare. Secondo lei come si ritornerà a scuola? Ma secondo me nella normalità, se si rispettano le regole soprattutto. I bambini hanno bisogno di stare con gli altri, quindi buona. Buona e sicuramente sarà fatto in sicurezza, sia dalle insegnanti che dai genitori che dai presidi. Di questo sono convinta. Secondo lei come si ritornerà a scuola? Scaglionati. Io ad esempio ti posso dire che è una quinta. La mia quinta ritornerà il 18. Sicuramente si ritornerà se si può ritornare, perché si vede man mano anche la curva epidemiologica. Però è una cosa positiva. Però ci sarà un po' di paura nel rientro? Da parte dei bambini io penso di no. Da parte dei genitori, guarda, quando c'è stima e si vede che insomma veramente si utilizzano tutti i mezzi utili e messi a disposizione, non penso ci sia tanta paura.